Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento quotidiano con Sport Today, il telegiornale sportivo di Teletricolore. Iniziamo subito dal calcio, precisamente dalla Reggiana. Continua il lavoro della squadra di Sergio Berini, che questa mattina si è allenata di nuovo sul sintetico della Reggio Calcio alle 12.30 per preparare la gara di sabato col Mestre al Città del Tricolore. Tutto il gruppo si è allenato regolarmente con i soli Gael Genevier e Marco Crocchianti, che hanno saltato la parte finale del training in via precauzionale, mentre Paolo Rozio ha svolto l'intera seduta insieme ai compagni. Domani, mercoledì 28 febbraio, i Granata torneranno ad allenarsi ancora sul sintetico del centro sportivo della Reggio Calcio in tarda mattinata. L'arbitro di Reggiana Mestre, in programma appunto sabato 3 marzo alle ore 18.30, sarà il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti i signori Gualtieri di Asti e Massimino di Cuneo. Rimanendo in casa Granata, il giudice sportivo ha squalificato il difensore Marco Crocchianti per un turno per recidività di ammonizioni, la quinta stagionale. Contro il Vicenza è stato ammonito anche Pietro Cianci al quinto giallo, che entra quindi in diffida assieme a Cesarini e Riverola. Nel frattempo il posticipo del Girone B ha lasciato il Pordenone a 6 punti dalla stessa Reggiana, visto che la squadra ora affidata a mister Rossitto ha ceduto 1-0 nel Monday Night andato in scena a Ravenna. Decisiva la rete siglata da Maestrello al 26esimo del primo tempo, che ha permesso ai giallorossi di salire a 26 punti, mentre l'ex squadra dell'ex mister Granata Leonardo Colucci rimane ancora ferma a quota 33 sul confine della zona playoff. Oggi pomeriggio alle 15.30 nella sala stampa della sede Granata, tornando ovviamente alla Reggiana, in via Mogadiscio ha parlato il difensore centrale Bastrini, sentiamolo. Prima cosa buon pomeriggio. Sicuramente una squadra completamente diversa noi. Mi ricordo che il Mestre andata ci aveva messo molto in difficoltà, avevamo perso, noi abbiamo avuto anche qualche occasione sinceramente, però vedendo quella Reggiana, vedendo questa, penso sia completamente un'altra squadra sotto il punto di vista dell'atteggiamento, della condizione fisica e della consapevolezza, quindi sicuramente penso sarà una partita completamente diversa. Grazie mille. Grazie. Invece per quanto riguarda te personalmente, sappiamo che ormai è già un paio di mesi che sei in gruppo praticamente recuperato, per necessità sei stato schierato a San Benedetto, hai fatto probabilmente una delle più belle partite di quando sei qua a Reggio, dopo però hai tornato a perdere il posto, la scelta tecnica ti hanno preservato, cosa è successo? Ma preservato non penso, è sicuramente è stata una scelta tecnica, ma ci sta perché nei mesi dove sono stato fuori la squadra ha fatto molto bene, Crocchianti e Spano hanno fatto molto bene, quindi è giusto. Sicuramente io adesso devo fare qualcosa in più per dimostrare all'allenatore che sto bene. E devo lavorare con serenità, poi sicuramente loro faranno le scelte più giuste, sicuramente hanno fatto le scelte giuste perché abbiamo vinto, quindi hanno ragione. Per un allenatore penso sia difficile, ma allo stesso tempo bello avere comunque tutti i giocatori che stanno bene e poter scegliere. Poi magari uno della tua esperienza viene chiesto anche un lavoro all'interno dello spogliatoio, oltre che sul campo, secondo te? Sì, sicuramente quello col passare degli anni aumenta con l'esperienza e devi aiutare magari i ragazzi più giovani e devi dare il buon esempio, anche se poi non è sempre facile, no? Soprattutto magari quando non si gioca uno può essere un pochino più nervoso o meno, però la sensazione è quella lì, dare il buon esempio e per far crescere soprattutto quelli più giovani. Secondo te questa Reggiana può ancora migliorare sotto qualche punto di vista, anche se ultimamente sembra quasi perfetta? Ma io penso che ancora abbiamo margini di miglioramento, sicuramente possiamo migliorare, stiamo lavorando bene in settimana per farlo, gli allenatori ci danno i concetti giusti, tutti i giocatori dal primo all'ultimo sono sempre sul pezzo ad allenarsi, infatti voglio fare un complimento anche a quelli che giocano di meno perché io sono rientrato a 2 mesi, ma vedere come si allenano tutti veramente con intensità, con voglia, è proprio da grande squadra, secondo me. Entrare
che aumenta un po' di responsabilità, sapendo che siete comunque la difesa almeno per tutta la regione, se non del campionato? Beh, sicuramente aumentano le responsabilità, però è anche bello, sapere che siamo, come hai detto tu, una delle migliori difese, la miglior difesa. Il campionato ancora è lungo, però c'è responsabilità, ma siamo consapevoli che stiamo facendo cose importanti e dobbiamo solo continuare così senza pensare ad altro. Ciao Alessandro, senti, io ti chiedo insomma invece come hai vissuto, cioè quali sono state le difficoltà nello stare fuori, nel senso che sembrava un po' un calvario infinito, ecco. Sì, non è stato facile, perché poi per uno come me che vive di calcio praticamente, nel senso che la mia giornata è sempre rivolta a quello, come è giusto che sia. E stare fuori è stato abbastanza complicato, vedere comunque la squadra giocare, vincere è stato bello e un pochino mi ha aiutato l'infortunio, ma allo stesso tempo a un giocatore dà fastidio non poter contribuire. Adesso sinceramente cerco di non pensarci più, cerco di fare il massimo durante gli allenamenti, godermi questa forma fisica e pensare a stare qui, basta. Cambiamo disciplina e parliamo di pallacanestro. Dopo il secondo weekend di pausa consecutivo per la Grissinbon, la truppa di coach Max Menetti sta preparando la sfida di campionato in programma sabato sera alle ore 20:45 al Palabigi, dove arriverà per l'anticipo della quinta di ritorno la Dolomiti Energia Trentino. I biancorossi troveranno nelle prossime ore la loro stella, Amedeo Della Valle, grande protagonista della sfida di qualificazione ai prossimi campionati del mondo con la nazionale italiana guidata da coach Meo Sacchetti. L'Italbasket infatti ha dominato le sfide contro Olanda e Romania, con la guardia piemontese capace di realizzare la bellezza di 51 punti in due gare, mettendone a referto 29 nel match di lunedì sera, quindi di ieri appunto, contro la nazionale balcanica, che ha garantito agli azzurri il pass per la seconda fase. Rimaniamo in palestra e passiamo dal basket al futsal. Una partita senza storie, un dominio assoluto quello mostrato dal Caos Reggio nel Monday Night del campionato di Serie A di calcio a 5, che ha consegnato alla formazione granata l'ennesimo successo casalingo di una stagione che vede la truppa di Mister Alonso in piena lotta per i playoff scudetto. Al Palabigi finisce con un netto 6-1 il confronto con il Pescara, che per la verità si è presentato in via Guasco in piena emergenza per quello che rappresentava un vero e proprio scontro diretto in ottica quinto posto. Avanti subito con le reti di Dian Luca e Fitz, Cacà e compagni hanno dilagato chiudendo già il primo tempo sul 4-0, con la seconda marcatura dello stesso Fitz e il primo sigillo in campionato di Isidoro. Nella ripresa ha chiuso i conti la doppietta di Tuli con la sola marcatura abruzzese ad opera di Rescia. Venerdì sera a Napoli, contro la quarta della classe che precede i Granata di soli 2 punti in classifica, il Caos dovrà dimostrare di nuovo tutto il suo valore in un altro duello fondamentale. Su questa partita sentiamo l'intervento del mister Alonso. Sì, è partita difficile per la questione che veramente loro sono arrivati in una situazione difficile, veramente mi dispiace perché sono arrivati con 4 giocatori in movimento di prima squadra, ma per noi è pericoloso, no? Quando uno gioca una partita così deve rimanere concentrato, perché sembra che la partita può essere facile, ma se non gioca concentrato con loro alla fine erano 4 giocatori di prima squadra, ma 4 giocatori di una qualità grandissima, e di questo sono contento, no? Che la squadra è rimasto concentrata tutta la partita, e per me è importante. Sì, è una partita importante perché in questo momento siamo abbiamo l'opportunità di prendere a Napoli se vinciamo. Sappiamo che è un campo difficile, sempre Napoli come locale, una squadra è fortissima, ma abbiamo questa opportunità e cerchiamo di approfittarla. È una settimana un po' diversa, no? Una partita il lunedì, andiamo a riposare domani e mercoledì a pensare a preparare la partita. Io non voglio mettere la pressione alla rosa, penso che non è buono. Io, a me come allenatore ti posso dire la stessa cosa di Marco Carsolai, io voglio vincere un titolo quest'anno, ma sappiamo che dobbiamo
non perdere la umiltà, perché è un campionato molto difficile, che non è facile, che è vero che in questo momento siamo in tre competizioni. Abbiamo la qualità per una partita secca e poter vincere a tutti, perché l'abbiamo dimostrato, ma io preferisco, come ti ho detto, il primo anno del progetto, pensare piano piano, partita a partita. Adesso l'obiettivo è cercare di arrivare al quarto posto in regular season, e quando arriva la Final Eight, quando uno gioca, gioca per vincere. Quarto finale vogliamo vincere, se arriviamo a semifinale cerchiamo di vincere, se uno gioca una finale. È l'obiettivo quando uno arriva, ma il nostro obiettivo è lo stesso di altre sette squadre che vanno a giocare. I ragazzi stanno allenando tutte le settimane con noi, dando un livello altissimo. Per noi è un grande lavoro che non si vede, dietro. Per noi, per rimanere un'intensità alta in allenamenti, stanno facendo un lavoro fantastico. E dopo io sono molto contento dell'Under 19, di come sta lavorando Nunzio, perché arrivano qua e sembra che sono giocatori della prima squadra, no? C'è un buon rapporto, si lavora con una stessa idea, e questo è importante. Cioè, penso che già sono, oggi abbiamo visto a Geta, abbiamo visto nella Coppa altri giocatori, Leo, Lorenzo, Joao, Ferrari, che tutti stanno facendo benissimo. Penso che hanno un livello per aiutare, per giocare in Serie A, ma è vero che la rosa è molto competitiva e non è facile trovare un posto. Sistelfac personalizza e installa cancelli automatici, porte sezionali per box auto, sbarre elettroniche, telecamere per videosorveglianza, sistemi di controllo con badge Telepass. Sistel, grandi marchi, ma anche grande professionalità nella installazione e manutenzione. Sistelfac, da 35 anni abbina sicurezza e comodità. Conosci meglio una grande azienda sul sito sistelautomazioni.it. Sistel è in via Martiri di Cervarolo 74 a Reggio Emilia. I favolosi, i più stuzzicanti, sono i gongoli sempre invitanti, e le fresche biscottate fragranti, la confezione lettiere croccanti, due a due sigillate perché il sapore rimanga con te. Crisi, 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 bo, crisi, bo, crisi, bo, non ci basta assaggiare. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39, info@cigarinierivi.it. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Protagonista dell'ambiente. Sa essere anche elegante e discreto. Così è un caminetto Silva. Dal 1978 Silva è competenza e serietà, con forniture e posa in opera di caminetti a legna e a pellet, classici e moderni. A Montecavolo di Quattro Castella, caminetti Silva. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Mi chiamo Elena. Era tanto tempo che avevo dei problemi ai capelli, non mi piacevo più, mi sentivo vecchia e brutta, e quindi, anche spinta dalla mia famiglia, ho deciso di provare. Quindi ho fatto il biopelle e adesso sono contentissima, sono contenta del mio aspetto, ci ho guadagnato in buon umore, in sicurezza. E mi piaccio molto perché trovo che sia molto naturale. Arrivare a questo risultato vuol dire tantissimo, soprattutto quando credo sia ancora giovane e quindi ci si può anche spendere ancora nel proprio aspetto. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla.
Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Dagli sport in palestra passiamo a quelli in piscina. Il circuito regionale di nuoto giovanile CSI archivia anche la quarta prova delle sei previste in calendario. Domenica pomeriggio nell'impianto di Carpi circa 270 atleti tesserati per 12 società delle province di Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara hanno partecipato alla prova del circuito regionale organizzato dalla società Uninuoto. Buoni i risultati degli atleti della società reggiana CSI Ober Ferrari, che si è presentata al via con ben 17 ragazzini, che hanno portato a casa due medaglie d'oro con Sara Fontanesi, classe 2009 nei 50 stile libero e nei 100 misti, un bronzo di Clara Coci 2008 nei 100 dorso e un bronzo nei 50 rana con Mattias Orlandini, classe 2009. L'unico esordiente C a vincere una medaglia al rientro in vasca dopo un mese di inattività per infortunio. I prossimi appuntamenti con il circuito regionale di nuoto CSI sono previsti per il 25 marzo a Bibbiano e il 22 aprile a Reggio Emilia. Con quest'ultima notizia abbiamo esaurito le informazioni sportive di quest'oggi e vi diamo appuntamento a domani.